Bentrovati cari telespettatori e benvenuti al nostro quindicesimo appuntamento del Molise che va. Abbiamo gradito ospite il vicepresidente del Consiglio regionale, Toni Collingo. Toni Collingo, possiamo dire che anche se giovane è un politico, diciamo, di lungo corso perché alle spalle ha un'esperienza da sindaco a Colle Volturno per 5 anni, e quindi poi sono 2 legislature in regione. Ma a proposito, il suo ingresso in politica ha a vedere in qualche modo con la conoscenza con Vincenzo Balsamo? Sì, sì, in realtà a Colli la presenza di Balsamo avviò alla politica una serie di giovani, di persone mature, e in quel solco, in quella politica, insomma, in quel momento entrai anch'io da giovane. E poi le cose si sono evolute, l'amore per la politica mi ha preso, come diceva lei, ho fatto il sindaco, poi ho sospeso per dedicarmi alla mia attività professionale, poi in realtà l'amore per la politica mi ha ripreso e quindi poi oramai sono 10 anni, 9 anni che siamo in consiglio regionale. Per Colle Volturno, paese di nascita, Vincenzo Balsamo ha fatto parecchio. Forse Colli non lo ha ricordato e non lo ricorda come dovrebbe. Senz'altro sì, ha fatto tantissimo. Naturalmente lui avviò anche se lui ha fatto il sindaco negli anni 70, in realtà la presenza di Balsamo a Colli, proprio per la sua grandezza del personaggio, fu quasi come una ricostruzione post-bellica. La chiamerei così, nel senso che lui avvicinò fisicamente gli abitanti di Colli a se stessi, al capoluogo, realizzando le strade di comunicazione, di accesso alle frazioni del paese, che erano delle vere mulattiere. Quindi centinaia di abitanti di Colli erano di fatto tagliati fuori dalla vita cittadina. Lui fece queste prime iniziative con le strade, con le risorse idriche, La insomma, stessa casa comunale. la casa comunale, insomma, una serie impressionante di opere che ancora oggi ricordano. E naturalmente, purtroppo, come spesso accade, nemo profeta in patria, e quindi in modo non adeguato viene ricordato in paese. Ma lui comunque, lo ricordiamo, non è stato condannato, lui è morto. Allora eravamo in piena Tangentopoli, è morto per motivi di salute, anche se, essendo il cassiere del Partito Socialista, rischiava di fare la stessa fine di Craxi. No, io direi di no, non sono d'accordo su questo perché diciamo, i segretari amministrativi all'epoca dei partiti della Prima Repubblica erano delle persone di specchiata moralità. Tutti ricordano i famosi citaristi della Democrazia Cristiana, non ricordo adesso gli altri. Nomi segretari amministrativi degli altri partiti, considerati persone di grande moralità proprio perché avevano la gestione del denaro di un partito, di un'organizzazione, e si poteva affidare soltanto a quelle persone quel compito. Lui poi è morto per fatti fisici, ebbe un infarto e quindi purtroppo la sua vita, sia politica che quella personale, è finita anzitempo. Naturalmente, poi le cose sono andate come sono andate, e io credo che, diciamo che i cittadini lo ricordano molto, naturalmente, con grande affetto, le istituzioni del paese un poco di meno. Veniamo ai giorni nostri. A proposito, ma lei si concede poco alle televisioni, alle telecamere? Come mai? Più volte ho cercato di invitarla, ha sempre declinato l'invito, come mai? Sì, in realtà questo è vero. Io cerco di fare il contrario di quello che si fa normalmente. Non mi piace essere presenzialista,
non mi piace essere presente nelle televisioni, sui giornali, diciamo così, ogni giorno a tutti i costi. Preferisco lavorare, studiare, essere impegnato insomma, nelle cose un po' più di quotidiane dell'attività legislativa e amministrativa. Come mai? Perché penso che non, insomma, la persona, il politico, bisogna avere una visione del politico diversa da quella che oggi impera, e quindi io cerco di propormi diciamo sotto l'aspetto mediatico con parsimonia. Bene, però in questo momento chi sta dall'altra parte vuole sapere, perché c'è stato un cambiamento, diciamo, nella vita politica di Toni Collingo. Che cosa è successo? Ma è successa una cosa, diciamo, naturale e semplice per un verso. È successo che insieme ad altri colleghi, in particolare Berardo e Pallante, abbiamo fatto la scelta di seguire il presidente Fini in Futuro e Libertà, per una ragione molto semplice, perché per anni siamo stati in Forza Italia e nel PDL, in Forza Italia prima e nel PDL poi, e non abbiamo mai avuto la soddisfazione di poter stare in un partito che si chiami e che sia tale, nel senso di non poter essere considerati parte integrante di un pensiero, di un tavolo, di una struttura che organizzasse, che studiasse, che consultasse. Quel partito, quel modello di partito sembrava sempre che fosse provvisoriamente costruito così, poi in realtà abbiamo capito in 10 anni che era proprio costruito volutamente in quel modo, cioè in modo verticistico, dove comanda una sola persona, dove nessuno ti consulta, nessuno chiede una tua opinione che possa essere espressa e possa contare veramente. E quindi faccio soltanto un piccolo esempio. Io sono stato capogruppo in regione per 1 anno e mezzo di Forza Italia, del PDL, diciamo, perché a noi ancora si chiama così. In 1 anno e mezzo io non sono mai stato chiamato una sola volta dal mio coordinatore regionale, dal partito, per essere consultato su un argomento che interessasse il partito nel territorio, un'organizzazione di eventi, una proposta di legge, mai. Venivo sistematicamente bypassato, diciamo così. E la stessa cosa posso dire che mai il presidente della regione, che aveva il punto di riferimento legislativo nel gruppo regionale del suo partito, diciamo la parte principale della sua azione politica in consiglio regionale, ci ha chiamato per sentire la nostra opinione su un qualsiasi problema, la sanità, i trasporti, le infrastrutture. Cioè, questo modo di fare, di concepire la vita pubblica, la vita politica, la vita amministrativa, in realtà ci ha deluso profondamente. E quindi noi abbiamo ritenuto che quel modello di partito, Forza Italia prima e il PDL poi, fosse in realtà costruito veramente in quel modo e quindi non appartenesse al nostro modo di pensare. E ci ha interessato invece molto questo progetto del presidente Fini, e noi su questa strada ci siamo incamminati, e devo dire che a distanza di 2 mesi, di 2 mesi neanche, da quando siamo entrati in Futuro e Libertà, noi abbiamo avuto, lo dico spesso in tante circostanze questo aspetto, noi in 2 mesi abbiamo avuto la possibilità di incontrare 3 o 4 volte il presidente Fini in un colloquio di molto tempo, di prolungato, a scambiare delle opinioni, per non parlare poi dei vertici dell'onorevole Urso, l'onorevole Bocchino, insomma i vertici istituzionali e politici del movimento, del nuovo partito che nascerà nelle prossime settimane, Futuro e Libertà appunto.
Cioè questa possibilità di poter scambiare anche con i vertici romani opinioni, idee, di essere ascoltato, è una cosa che per me, per noi, è una cosa completamente nuova rispetto a Forza Italia, rispetto al PDL. E quindi diciamo, siamo molto soddisfatti di questa scelta che abbiamo fatto. Ma questo comportamento era, si riferiva soltanto al rapporto lei, Berardo e il vertice o con tutti i consiglieri regionali del PDL? Ma io devo immaginare che se io sono capogruppo in regione, Pallante era coordinatore provinciale del PDL di Campobasso, se il coordinatore del PDL, il presidente della regione, non consulta me e Pallante, e per esempio per i trasporti il presidente della commissione Berardo, chi altri deve consultare? Naturalmente presumo che anche con gli altri colleghi sia la stessa, con il rapporto sia stato e sia lo stesso. Il problema è che si concepisce in questo modo la politica, l'attività legislativa, in modo totalmente diverso rispetto a come dovrebbe essere, rispetto a come era anche in passato. Loro pensano che noi siamo stati chiamati lì, veniamo pagati e quindi già per questo fatto possiamo essere soddisfatti, dobbiamo solo alzare la mano senza poter esprimere un'opinione, un consiglio, un giudizio. I suoi rapporti con Iorio come sono? I miei rapporti con Iorio sono buoni dal punto di vista personale, anche se non c'è alcuna frequentazione, ma no, non è che non c'è adesso, non c'era neanche prima, quando avevamo un unico diciamo un idem sentire, diciamo così. Dal punto di vista politico i rapporti sono insomma un po' in fibrillazione, perché noi non condividiamo tante scelte che il Presidente sta facendo, quindi questa è la situazione. L'ultima, quella dei trasporti, dove c'è stato un vero scontro in consiglio tra la nostra posizione e quella di Iorio da una parte e di Iorio Velardi e nostra dall'altra parte, con centinaia di persone che hanno assistito ai consigli regionali, gli autisti, le imprese di trasporto e che hanno visto come in realtà abbiamo perso una battaglia, perché per poco non abbiamo ottenuto il risultato che noi volevamo, però credo che la battaglia continuerà, insomma, con il sostegno di centinaia di persone del settore. In cosa si differenziavano le posizioni? Ma in realtà, diciamo, sinteticamente posso dire questo, che bisognava fare una scelta di tagli nel settore dei trasporti. La scelta di tagli bisognava farla perché gli importi che la regione paga per questo settore sono importi elevatissimi, ma bisogna innanzitutto premettere e capire che gli importi sono elevatissimi perché negli anni, in 10 anni, forse anche più, ma soprattutto in questi 10 anni e negli ultimi 5 in particolare, i costi si sono elevati perché sono state consegnate a società di trasporti e in particolare a determinate società linee di pullman senza gare, senza alcun controllo, senza alcuna considerazione della necessità che quelle linee ci fossero. E quindi i cittadini molisani negli anni hanno potuto constatare da tempo quanti pullman girano vuoti, e quelli sono tutti costi enormi a carico del cittadino contribuente. E allora bisognava fare questi tagli, procurati non da me, non da noi. E la scelta è stata quella di fare, che ha fatto Iorio, che ha fatto Velardi, che ha fatto la Giunta, di fare un taglio, per così dire, trasversale del 30% all'incirca per tutte le ditte. Ora si capirà che una ditta che ha 200 pullman, un taglio di 300, del 30% ha un determinato costo, una ditta che alle tante ditte familiari che esistono nella nostra regione
e che moglie, marito, figli occupano e utilizzano e guidano i pullman direttamente, tagliare il 30% significa farli chiudere. E magari queste stesse ditte, queste piccole ditte, anche quelle medio-grandi, che fanno, effettuano realmente il servizio, fanno un servizio che il cittadino apprezza, che serve, che i pullman sono pieni. E allora noi abbiamo pensato che, in particolare diciamo, il Presidente della Commissione, Berardo, che invece si dovesse fare un taglio in modo diverso. Si dovesse abbassare il costo del chilometro in modo unitario, mi spiego, il costo che la Regione paga per il trasporto urbano a Isernia e a Campobasso è quasi la metà di quello che paga a Termoli. Ora, io credo che ognuno che ragioni sa che far circolare un pullman a Termoli, far circolare un pullman a Campobasso, credo che abbia credo che abbia gli stessi costi. Non è pensabile che a Termoli costi quasi il doppio. E allora bisognava ridurre, far partire il costo del orario del pullman in modo uniforme sia a Isernia che a Campobasso che a Termoli, e in quel modo si sarebbe potuto ottenere il risultato di risparmiare e di far conservare i chilometri più o meno gli stessi chilometri ai pullman. Però c'è da dire anche un'altra cosa: lei faceva riferimento prima a molti pullman che viaggiano pressoché vuoti, che significa che negli anni passati aziende di trasporto che magari avevano più peso politico perché avevano più dipendenti hanno avuto delle linee e quindi chilometri sì, però senza passeggeri, e quindi sono stati dei costi per la regione, e oggi dovendo tagliare è giusto quello che dice lei di ridurre, però se ci sono dei rami secchi che sono stati dati in passato pure quelli andrebbero tagliati. I rami secchi ci sono stati, i rami secchi ci sono, io l'ho detto in premessa che in questi 10 anni in particolare sono state assegnate corse in modo non sicuramente condivisibile, e proprio quelle corse dovevano essere tagliate, ma la battaglia nostra è stata proprio questa, e cioè quella di dire tagliamo le corse inutili, tagliamo le corse che voi avete dato, avete stabilito di dare a determinate ditte che fanno questo, che poi insomma probabilmente si possono contare sulle dita di una mano e anche forse meno delle dita di una mano, tanto che sono state troppo settorializzate, e quindi io credo che lì bisognava andare a tagliare essenzialmente, ma fare quella scelta significava penalizzare un determinato indirizzo. Questa scelta non si è voluta fare, quindi naturalmente purtroppo si pagheranno i cittadini e le imprese di trasporto, pagheranno molto questa conseguenza, questa scelta politica che è stata fatta. Torniamo a Corea Volturno, tra poco ci saranno le votazioni, due schieramenti, uno appoggiato diciamo dietro le quinte c'è lei, un altro c'è l'altro consigliere regionale di Colli, Fioteo Di Sandro, chi vincerà? Ma chi vincerà? Presto dirlo, se fossi presuntuoso direi che vincerà la lista che appoggio io, ma non, io dico che insomma, ci sarà una competizione elettorale, lo decideranno i cittadini. Certo, una cosa è certa, la lista che in qualche modo noi stiamo costruendo e che vede come candidato sindaco il dottore commercialista Gianni Leva, è una lista che mette insieme due liste che precedentemente negli anni scorsi erano divise, ci siamo riuniti, tant'è vero che si chiama Uniti per Colli, e
Diciamo che se mentre prima eravamo divisi e per due volte la spuntata la lista concorrente, questa volta, insomma, essendo uniti, le cose probabilmente andranno in un'altra direzione. Quali saranno gli argomenti forti della campagna elettorale? Intanto, la necessità di ridare al Paese uno sviluppo che purtroppo non c'è stato in questi 10 anni, di ridare una armonia che purtroppo non c'è stata, di considerare i cittadini tutti uguali, invece cosa che purtroppo in questi 10 anni non è stato, di impegnarsi molto sul discorso dell'occupazione, perché molti progetti che i sindaci che si sono succeduti che sono seguiti a me, Nicola Modei prima e poi Rosario Siravo poi, avevano improntato e impostato tante iniziative dal punto di vista occupazionale, che sono state proprio totalmente cancellate. E infine, sinteticamente, immagino di poter dire che si debba finire qualche opera pubblica, perché quello che più emerge nel cittadino, non solo collese, diciamo, ma nel visitatore, nel cittadino dei paesi vicini o quelli che frequentano Colli, è che si iniziano le opere e non si finiscono mai. La cosa, per esempio, quella della scuola è quello più emblematico: bambini che vengono trasferiti e spostati da una parte all'altra, sono oramai 7-8 anni e non si riesce a finire questa scuola, che pure io stesso, insomma, insieme al mio collega abbiamo contribuito a far... Sulla stampa c'era un articolo, se non sbaglio, oggi o ieri, si parlava appunto dell'ultimo regalo che il sindaco Arcaro lascia a Colli, e l'ultima azione dell'edificio scolastico. Finora il regalo è che l'edificio scolastico, dopo tanti anni, sta ancora così... C'è un contenzioso con la ditta. Io credo che sia gli amministratori attuali che quelli futuri avranno ancora molto da fare per la scuola, anche perché c'è un contenzioso di diverse centinaia di migliaia di euro con la ditta che ha eseguito i lavori e che è stata poi cacciata, quindi è altro che il regalo. Siamo in chiusura, io le vorrei chiedere qualche cosa sul quadro nazionale, ma non delle beghe così di Berlusconi, indirettamente c'entra pure questo. Cosa ne pensa di, diciamo, tutte le intercettazioni, la stampa sta parlando delle frequentazioni notturne di Berlusconi, insomma, di suo ci ha messo parecchio a proposito di come imprudenza, come avventatezza, però tutti questi moralisti, è giusto intervenire così o, trattandosi di cose private, sarebbe più il caso, insomma, di essere più discreti? Ma, la stessa Chiesa, voglio dire, diciamo, a mio parere, nella Chiesa deve parlare, però insomma, che poi la mischia con la politica, quanto la Chiesa è ancora calda la patata bollente dei preti pedofili. Ma io, insomma, direi questo, che Berlusconi ha avuto tanti meriti all'inizio della sua discesa in campo, a mio giudizio. Però purtroppo poi, diciamo, quelle promesse, quelle speranze che lui aveva suscitato non si sono rivelate tali. La stessa cosa è accaduto qui in Regione Molise. Secondo me lui può essere, Berlusconi può essere, deve essere contrastato, se deve essere contrastato, deve esserlo in questo momento sul piano politico per le riforme che purtroppo ha annunciato e che non ha fatto. Sotto l'altro aspetto, io direi che sarebbe opportuno che lui forse si tirasse, insomma, non se ne parlasse molto e lui decidesse di, ma soltanto in questo modo potrebbe non parlarsene, lui decidesse di fare un passo indietro, perché quello che più personalmente mi preoccupa è l'immagine internazionale che il nostro paese sta dando, e questo, l'immagine internazionale danneggia moltissimo l'Italia, danneggia moltissimo l'economia, danneggia il made in Italy,
e quindi i danni possono essere veramente irreparabili. Io credo che, insomma, io sono naturalmente un garantista per principio, e però poi il garantismo non significa non essere, non doversi mai sottoporre alle regole e alle richieste che la magistratura ti fa. Il garantismo significa anche questo. Quindi io credo che la cosa migliore sarebbe se lui facesse un passo indietro e così, facendo così, consentirebbe di non parlare al mondo intero di queste vicende. Bene, con questa riflessione pacata di Don Incolling, che ringraziamo, io saluto tutti voi, vi ringrazio per l'attenzione, ringrazio Dario Antoniani per il montaggio di questo programma, Aldo Porfirio per le riprese e la regia. A voi tutti do appuntamento a mercoledì prossimo.